Noi ci occupiamo da molti anni di materiali poveri, di tecnologie semplici, di architetture e spazi fatti per le persone che vogliono abitarli in un modo, devo dire, normale. Ecco, questa normalità, la semplicità, anche la povertà oggi è diventata un lusso, però un lusso che vorremmo potersi permettere. Primo, c'è una grande questione mondiale che è quella della casa. Forse non è una questione che interessa da vicino gli italiani, ma interessa certamente il mondo. C'è una grandissima quantità di persone che vive negli slum, che vive nelle favelas, che vive in condizioni di cattiva qualità dell'abitare. Ecco, questo è il nostro interesse di questi anni, e costruire con semplicità sia edifici per la residenza sia edifici industriali per un mondo dell'industria che voglia vivere in armonia con l'ambiente, con il paesaggio, con i territori. Ecco, questo modo di produrre, direi in modo etico, questo modo di abitare con senso etico è la questione che tentiamo di affrontare con il lavoro dello studio.